Alessandro Senesi, ritorniamo insieme a Losante a parlare di crescita personale. E allora Sandro, però ci sono dei momenti in cui la nostra crescita personale però ha bisogno di svago, ha bisogno di crescere anche naturalmente con una mente che va al di là di quello che sia la cosa più forse reale, realistica di quello che può avvenire. Vorrei parlarti di un libro di sogni, ma proprio sogni grandissimi, no? Però insomma, invece di guardare agli obiettivi, guardiamo un po' oggi se questi sogni che abbiamo nel cassetto o che forse teniamo nel cuore, insomma, possono essere realizzati, e se non possono comunque essere realizzati, ci possono insegnare anche questi a crescere. I sogni sono in qualche misura anche accumulabili agli obiettivi, no? Perché il sogno è qualcosa a cui aspiri, che vuoi raggiungere, quindi è l'obiettivo, ma è anche qualcosa di simile. È corretto, nel senso che parlando di crescita personale, di benessere, è inevitabile anche parlare dei sogni, e di quelle speranze, di quei progetti che ci piacerebbe tanto realizzare. E questo è anche, ti dico, anche uno dei motivi per cui mi sono interessato a questo settore quando ho iniziato a conoscere che esisteva. Ho dedicato tempo e ricerca nello studiare, di capire come si realizzano appunto questi sogni. Ci sono tanti esempi di persone che hanno lasciato un segno nella storia, che sono riuscite a realizzare il proprio progetto, il proprio sogno, e hanno anche cambiato il modo di vivere dell'umanità in genere, no? E alcuni di questi sono degli esempi costanti nei corsi di formazione, come Guglielmo Marconi, Enrico Fermi, Thomas Edison, Steve Jobs. Ma avere dei sogni non significa necessariamente cambiare il mondo. I sogni sono personali, ognuno di noi c'ha il proprio, e va bene. Chi è correttissimo ambire a cambiare casa, ammesso che sia facile cambiare casa. Normale sognare di poter vedere l'alba boreale, oppure di fare il gelato più buono e ricercato della zona. Quando pensiamo ai sogni che abbiamo e al segno magari che vogliamo lasciare nel mondo, qualche volta è un po' frustrante rendersi conto di quanto sia grande il divario tra le nostre aspirazioni e i progetti, che sono molto lontani dal diventare realtà. Oggi mi piacerebbe parlare di alcune azioni, alcuni modi per non perseguire i nostri sogni. Sì, perché ci sono delle azioni, ci sono dei pensieri che è bene abbandonare fin da subito se vogliamo davvero realizzare i nostri obiettivi. Per capirsi, se vogliamo vedere i pinguini nel loro habitat, iniziamo a non andare al Polo Nord, perché loro stanno al Polo Sud. Allora, il primo modo per non realizzare i nostri sogni è credere che questi si possano realizzare dall'oggi al domani. La conosciamo un po' questa storia, no? L'amico del nostro cugino che ha svoltato improvvisamente, l'esperto di tecnologia che ha ideato l'app e l'ha venduta velocemente facendo tanti, tanti soldi. Queste storie sicuramente sono vere, ma probabilmente nascondono qualche informazione, sono incomplete. Se si approfondisce la vicenda, magari salta fuori che l'esperto ha ideato 30 app prima di fare quella con cui ha svoltato, magari ha fatto un master sull'argomento, magari ha fatto anche un dottorato e lavora su questo progetto da un po' di anni. Questo accade per la modella, che non sta lì soltanto perché madre natura l'ha dotata di un fisico particolare, accade per lo sportivo che quando abbatte i record, o per l'imprenditore la cui azienda magari va bene a dispetto del momento di difficoltà, di crisi. Dietro ogni risultato degno di nota c'è sempre un lavoro di ricerca, di passione, di fallimenti e di sacrificio. La gente può pensare che si tratti di un successo improvviso, ma è accaduto solo grazie al lavoro svolto negli anni precedenti, prendendo la vita e l'istruzione sul serio. Una storia di successo improvviso è sempre il risultato di tutto quello che si è fatto nella vita per arrivare a quel momento di successo. Il secondo modo per non realizzare i nostri sogni è credere che qualcun altro abbia le risposte che cerchiamo. Dice una canzone di André, la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio.
Continuamente le persone vogliono dare una mano, tutti quanti, in famiglia, gli amici, i nostri partner, eccetera. Tutti hanno un'opinione sul cammino che noi dobbiamo intraprendere. Dai retta a me, fai così, prendi questa strada, vedrai che ti troverai bene e quant'altro. Ma quando si inizia un percorso di crescita ci sono dei bivi da affrontare e a quel punto scegliere cosa fare è una decisione che dobbiamo prendere noi. Nessuno deve farlo al nostro posto. Nessuno ha le risposte perfette per la nostra vita e bisogna comunque prendere delle decisioni. Abbiamo già visto in altre circostanze come non decidere è di per sé stessa una decisione e generalmente è addirittura la peggiore. Le strade sono infinite e prima o poi capita di inciampare, ma questo fa parte del gioco, fa parte della vita. Il terzo modo per non realizzare i nostri sogni è, a mio avviso, uno dei più complicati ed è quello di decidere di accontentarsi quando è garantita la crescita. Quando la vita va a gonfie vele, quando abbiamo messo insieme una bella squadra, un bel team, quando il fatturato cresce, quando tutte le tessere si incastrano al punto giusto, è ora di sistemarsi. Come abbiamo visto in altre circostanze, accontentarsi, tirare remi in barca è l'inizio del declino. È l'inizio del percorso di allontanamento dal punto in cui siamo arrivati. Io ho già 5.000 clienti, ormai questi clienti lavorano con me perché sono fidelizzati e continuerà così. Assolutamente no, non è vero. Se ho 5.000 clienti è perché ho lavorato bene e i clienti me lo hanno riconosciuto. Se penso di dare una qualità minore e inferiore, i clienti troveranno sicuramente altri fornitori. Quando si cresce verso un picco bisogna lavorare più che mai per trovare un altro picco da raggiungere. E questo non per avidità, ma per continuare il nostro percorso di crescita. Non c'è tempo per accontentarsi, per tirare appunto i rami in barca. Il quarto consiglio per non realizzare i nostri sogni, molto importante, è credere che la colpa sia sempre di qualcun altro. Non è raro sentire: avevo una grande idea, ma nessun investitore ha voluto darmi fiducia. Oppure ho creato un gran bel prodotto, ma il mercato adesso è messo male, le vendite non sono andate. Oppure il mio team è fatto di persone che non valgono, non riesco ad avere persone che mi avvicinano alle mie aspettative. Se abbiamo dei sogni è nostra la responsabilità di realizzarli. È verissimo che è difficile trovare talenti, persone in gamba, è altrettanto vero che il mercato è messo male, ma se nessun investitore ha dato credito per la nostra idea, se nessuno ha comprato il nostro prodotto, può anche darsi che la colpa un po' sia la nostra, sicuramente. Bisogna visualizzare i nostri sogni e realizzarli. Difficilmente potremo farlo da soli, abbiamo bisogno di stare in un team di sicuro, ma se ancora non li abbiamo realizzati, la colpa è la nostra. Siamo noi i responsabili dei nostri sogni. E l'ultimo consiglio che ci permette sempre di non realizzare questi sogni, anche in questo caso è molto importante, è credere che le uniche cose che contano siano i sogni stessi, siano gli obiettivi stessi. Una volta ho visto un filmato molto carino dove c'erano un gruppo di amici che salivano una montagna molto alta e facevano molta fatica, si vedeva che stavano impegnandosi parecchio in questa arrampicata. Stavano salendo, alla fine arrivano in cima, ovviamente si lasciano andare e festeggiano. Sì, ce l'abbiamo fatta, evviva! Dopo 5 minuti si guardano in faccia, ok, si scende? No? Nella vita non ci sono solo gli obiettivi, nella vita conta molto di più il viaggio. Bisogna godersi gli obiettivi, bisogna avere dei sogni e quando li realizziamo è giusto festeggiare, sarà bellissimo essere contenti, provare quel misto di ebbrezza e orgoglio per aver fatto centro. Ma realizzare un sogno come nel raggiungere il vertice della montagna è una situazione momentanea e la vita invece non lo è, la vita è fatta di tanti momenti tutti i giorni. E l'unico modo per realizzare davvero i nostri migliori sogni è godersi appieno ogni tappa del nostro viaggio. È questo il modo migliore. E
Per fare questo potremmo trovare anche, potremmo essere anche facilitati, potrebbe essere anche semplice, perché è fatto di passi. Alcuni sono azzeccati e altre volte inciampiamo. Quando ci indoviniamo festeggiamo, perché è, la gratificazione è essenziale, non dobbiamo aspettare per festeggiare. E se inciampiamo consideriamo un errore da cui imparare. Se ogni passo diventa qualcosa da cui imparare o festeggiare, sicuramente il viaggio ce lo godremo di più che avere sempre l'ansia di dover arrivare. Allora, riassumendo 5 consigli. Credere nel successo improvviso. Credere che qualcuno non abbia le che qualcuno abbia le risposte per noi. Credere di doversi accontentare quando la crescita è garantita. Credere che la colpa sia di qualcun altro e credere che nella vita contino solo gli obiettivi, credetemi, chi lo fa distrugge i propri sogni. Nei sogni c'entrano sempre i soldi oppure no? I soldi, a mio avviso, sono una conseguenza di delle nostre azioni. La ricerca dei soldi fine a se stessa è spesso e volentieri destinata a fallire. La storia invece ci insegna come tanti personaggi hanno raggiunto un successo economico inseguendo la loro aspirazione. Quello che l'ho citato prima, uno che fa storia è Steve Jobs. Non aveva in mente sua di fare tanti soldi, lui aveva in mente di creare dei meccanismi particolari che aiutassero la gente a fare determinate azioni. Di conseguenza poi è arrivato anche, ha creato 7-8 società, tutte sono andate benissimo, quindi era un genio, però ecco, non c'era la ricerca del denaro, c'era un'altra ricerca che ha portato come conseguenza quello. Ma questo succede, voglio dire, abbiamo parlato tempo fa di Coco Chanel, no? Come con un ago poi dopo è diventata una delle stiliste più importanti. E gli stessi sportivi, non so, mi viene in mente tennisti, che sono una delle categorie più, non credo che inizino perché sperano di guadagnare tanti soldi, iniziano perché il tennis è una passione, poi dopo arrivano anche dei riconoscimenti economici. Bene, comunque naturalmente ricordiamo una cosa, senza impegno non si fa niente. Quindi siamo partiti per dirvi quello che non dovete fare per raggiungere i vostri i sogni, quindi la cosa che è più importante. Quindi Sandro Senesi vi ha dato questi consigli, Losanti è la pagina però dell'osare, quindi osate in questo caso, cercatevi i vostri sogni, difendeteli anche i vostri sogni e naturalmente sotto questa forma sarete sicuramente anche delle persone che cresceranno proprio da un punto di vista personale e quindi diciamo così, sarete anche dei vincenti perché non bisogna mai abbattersi, non bisogna mai cadere proprio così a terra. Sandro Serenesi ci sta insegnando, ci sta portando su questa strada, è un coach, è un motivatore, quindi naturalmente ci sta dando una mano in qualunque settore, dai più giovani che hanno naturalmente i momenti di studio che sono importanti, a quelli che possono essere menage anche a due, naturalmente a livello anche familiare e poi anche naturalmente nel mondo del lavoro. Quindi Sandro, io ti ringrazio, ricordatevi sempre Facebook, la pagina dell'Usante a cui voi potete avvicinare e se avete bisogno di chiedere anche qualche consiglio ricordateci c'è Messenger e questo è un sistema proprio per raggiungere Sandro Senesi. Alla prossima Sandro e intanto il libro dei sogni, scrivetelo.